l'infrastruttura è pronta, però occorre farlo volare, quindi dobbiamo fare la cosa più importante, che è l'attacco. L'attacco a cui appunto si lega il filo, per cui la filone può viaggiare lontano. Allora, qua adesso cosa dobbiamo fare? Ci occorre del filo, ok? Come facciamo a conoscere la quantità necessaria per fare questo attacco? Bella domanda. Diciamo che possiamo, diciamo, contare 5 volte la distanza dall'intersezione filo-freccino e archetto-freccino. 1, 2, 3, 4 e qualcosa. Ok? Però, e abbiamo il filo. Però, per creare l'attacco occorre forare la filone. Allora, noi si può usare uno stecchino, noi usiamo questi spiedini da salsiccia, diciamo, perché hanno la grandezza giusta, abbastanza penetranti. Allora, questa è una fase molto importante. Allora, dobbiamo fare due buchi qua, su questa parte e su questa parte. L'importante è che i buchi siano in diagonale. Allora, sopra l'archetto, allarghiamo un po' così, in maniera tale che il filo, quando lo infiliamo, entri più facilmente, e sotto l'archetto. Ok? Quindi, se qua è sopra l'archetto e sotto l'archetto, qua sarà sopra il filo, ok? E sotto il filo. Prendiamo il filo, alziamo la pilone così, quindi alla parte sottostante la struttura. Infiliamo il filo, lo riprendiamo dal retro. Poi cosa facciamo? Lo infiliamo sul buco accanto, ok? Stessa operazione, ribaltiamo la pilone. A questo punto cosa facciamo? Allineiamo le due estremità del filo e la parte sinistra del filo va nel buco in basso a sinistra e quella destra va in quello destro. Sempre lo riprendiamo da sotto e tiriamo. A questo punto non incrociamo più, ok? Se il filo si sfilaccia lo si taglia, non c'è nessun problema. E voilà. Adesso lo ribaltiamo di nuovo. Le estremità le riportiamo a pari. Ok? Adesso dobbiamo fare il legaccio. Però l'attacco non può essere troppo corto. Deve esserci un certo spazio tra l'attacco e la superficie dell'aquilone, perché l'aquilone voli. Allora, per regolarci, noi usiamo questo tipo di sistema. Tendiamo i due fili, portiamo indice e pollice sopra la linea di intersezione tra archetto e freccino e noi determiniamo la lunghezza giusta dell'attacco. Qui facciamo dei nodi, 4-5 nodi, uno sopra l'altro, è importante che siano uno sopra l'altro, che creino una sorta di palline. Così grosso il nodo è molto più difficile che fuoriesca una volta che vola l'aquilone. A questo punto noi abbiamo fatto questo nodo che, come si vede,
il nodo è sopra l'archetto, quindi la lunghezza è giusta. Ribaltiamo l'aquilone, prendiamo due fili e tiriamo. Questo è l'attacco. Ok? L'aquilone in sostanza è pronto, mancano solo le code. Vi ricordate che per fare la losanga avevamo tirato via, diciamo così, ritagliato una parte del rettangolo del foglio. Questo foglio lo utilizziamo, questa porzione lo utilizziamo per fare le code ed è una quantità di carta sufficiente per ottenere il numero necessario di code per la comoda. Questa è un'operazione molto semplice. Prendiamo il foglio e lo arrotoliamo, cercando di ovviamente allinearlo bene in maniera tale che le code vengano abbastanza dritte. Quindi otteniamo questa specie di listello di carta, diciamo, di carta arrotolata. Forbici, ovviamente le code, lo spessore della coda è a vostro piacimento, però di solito sono un centimetro, possono essere anche più piccole, un po' più grandi. L'importante è che siano della stessa larghezza, perché la lunghezza è la stessa, ovviamente. Di solito le code sono a piacimento. L'accorgimento importante è che le code centrali sono il doppio come lunghezza di quelle laterali. Di solito noi ne mettiamo due per ogni lato e tre in fondo, però questo è a vostra discrezione. Allora, questo è molto semplice, sempre con la colla. Non abbiamo bisogno di tocche in questo caso. Mettiamo un po' di colla sull'estremità, poca sempre, e poi la applichiamo sull'angolo, leggermente sopra il filo, ok? Perpendicolare al filo deve essere, eh? Una e due, le possiamo anche leggermente sovrapporre, non è un problema. La stessa cosa la ripetiamo sull'altro angolo. Le code laterali sono sistemate. Ora facciamo quelle centrali. Per farle il doppio di quelle basta giuntarle. Quindi anche qui un po' di colla. Adesso le raccogliamo, le mettiamo insieme. Come volete, lo potete incollare una ad una o anche fare questo tipo di, diciamo, assemblaggi. Li incollate un po' tra di loro, ovviamente qua c'è un po' più di colla perché la superficie è un po' più ampia. E poi andiamo ad applicarlo qua. In fondo alla losanga, sempre sulla canna, ovviamente spingere bene per far aderire, se necessario ripassarlo con la colla, è molto semplice, si ripassa con la colla e poi si rifà pressione. Allora, l'ultima cosa che dobbiamo fare, ma questa è una cosa semplicissima, tagliamo due toppe molto piccole, rettangolari, e mettiamo una qua e una qua, perché è importante che anche il filo sia in qualche modo assicurato alla superficie dell'aquilone. Questo è sempre molto semplice. Una, più o meno alla stessa distanza. Ecco qua.
delle plastiche proprio in questo è il nostro filone, è il risultato finale. E quando vola ovviamente fa un altro effetto, Dopo averlo creato l'aquilone siamo venuti a provarlo. Qua ovviamente l'angolo è importante, anche perché se lo mettiamo qua l'aquilone non vola. Dobbiamo farlo una sorta un angolo di questo tipo, quasi a metà. Ok. Facciamo un nodo. Voilà. Ed ecco il lavoro finito e l'aquilone che si alza e Stefano che lo manovra. Guarda, e poi come saluta? Come saluta? Orgoglioso. Vedi che vi saluta. E grazie mille a Stefano che ci ha aiutato. Ciao.